Incontro all'Istituto Juvara di San Cataldo sul tema mafia e legalità, con la partecipazione del Procuratore della Repubblica di Caltanissetta, Sergio Lari, del Presidente della Commissione regionale antimafia, Nello Musumeci, e della dirigente scolastica, Giuseppa Mannino. Presenti un massiccio numero di studenti che hanno ascoltato con attenzione i discorsi dei relatori, soffermandosi soprattutto sul rapporto tra giovani, società e mondo del lavoro. Dobbiamo partire da un dato essenziale, altrimenti tutto diventa difficile. E questo voi non lo avete percepito, ma noi sessantenni sì. Non è una guerra combattuta con le armi, è una guerra finanziaria. Quello che state vivendo voi e le vostre famiglie, noi tutti, è una fase mai conosciuta in Italia. Neppure nel 29, con la famosa crisi internazionale, si arrivò a dati così allarmanti. Se non partiamo da questo dato, tutto diventa difficile. Voi non state vivendo una stagione normale della società. 10 anni fa sì, adesso no. Dal settembre del 2008 è scoppiata la guerra finanziaria, che ha stravolto ogni regola, il conto economico che vince sul conto patrimoniale, l'effimero che vince sul concreto. Gli stati sono indebitati e noi non lo sapevamo, noi cittadini. E questa condizione di indebitamento ha posto fine a una certa condizione di finto benessere e ha mostrato in tutta la sua cruda realtà le dimensioni modeste, alcune volte anche drammatiche, della società nella quale viviamo. Chi è vittima di questa condizione? Voi giovani. E gli errori sono tanti, non sono soltanto legati alla classe dirigente italiana degli ultimi 30 anni. Come sapete, la crisi ha devastato e ha colpito tutte le democrazie progredite dell'Occidente, persino gli Stati Uniti d'America sono in crisi, centinaia di migliaia, milioni di disoccupati e di gente licenziata. E allora, se abbiamo la consapevolezza che ci troviamo in una guerra finanziaria e che questa guerra, come tutte le cose che cominciano, finirà, non sappiamo quando, ma finirà, è importante che i giovani che diventano le vittime incolpevoli e inconsapevoli di questa guerra non si rassegnino. Ne parlavamo poco fa col procuratore Allare e con la vostra preside prima di incontrare voi. I figli stavamo meglio dei padri. Oggi i padri stiamo meglio dei figli. E meno male, perché noi trovavamo lavoro a 20 anni e 25 anni, perché non c'era la guerra negli anni 70, negli anni 80. Voi siete capitati nel processo di formazione, quindi che dalla scuola vi porta al mondo del lavoro, nel periodo di maggiore crisi. Tutto sta cambiando. Io vi porto l'esempio della mia città, Catania. Una volta per affittare una bottega nella centralissima via Etnea bisognava prenotarsi 5-6 anni prima e dare anche la buona uscita al commerciante che doveva andare via. Se andate in via Etnea, per 20, 30, 40, 50 metri camminerete trovando a destra e a sinistra siloca, si vende, siloca, vetrine vuote, mai accaduto. Parlavo con i vecchi e mi dicevano neanche nel 45, alla fine della guerra, era capitato tanto. E allora, ragazzi, le istituzioni debbono fare tutto quello che è possibile fare per uscire fuori da questo tunnel, sapendo che ieri si poteva agire con una politica economica, diciamo, improntata ad uno spirito nazionale. Oggi, in una logica europea e comunitaria, dobbiamo fare i conti anche con una logica di mercato che è internazionale. Tutto quello che noi vorremmo fare in Italia non possiamo farlo, perché dobbiamo essere compatibili con le norme della Unione Europea, perché noi siamo negli Stati Uniti d'Europa.